Oh vai, oggi pizza con la ricetta con la pasta madre, pizza alla maionese. Tanti mangiano la pizza alla margherita, alla diavola, alle quattro stagioni, ma la pizza alla margherita, vedi, con la mano si va, ecco sì, con l'unghia, vacci a mettere gli ugnelli dentro e si va a stendere con il mattarello. Ma il mastro Lindo lì verde che ci fa accanto? Che mette? Vai, emanate, emanate. Eh sì, per la lievitazione, diciamo, il lievito madre la va presa a schiaffi, la va schiaffeggiata. E con l'unghie, diciamo, gli va a dare il saporino, il controgusto amaro. Vai, oh, che schiacciare, ragazzi, che schiaccia. Via, e si va a mattarellare. Questo gli è un termine inventato ora. E vai, riborda. Questo gli ha classe, eh? Questo gli ha classe, siede. Guarda là, che fa? E che fa? Guarda là che gli ha invento, o che gli ha invento, perché traccheggi, guarda là che gli ha fatto, sveggiare la pizza, via, e si va, diciamo, a ristendere, con la mano, vedi, in sopra, ah, chi gli fa massaggi, questo ci ragiona con le paste, questo la pasta ci ragiona, gli fa le carezze, la lievita meglio, vai, metti la, ketchup, che, di Penny Market, che roba gli è, il ketchup, ragazzi, tutte le volte che questo gli fa una pizza, un napoletano muore dai dispiacere, guarda là, no, via, ma dai, trovo o che gli ha fatto il cerchio nel grano, con la forchetta mette, stende, ma se mai uso un cucchiaio, no? Disadatto, ragazzi. Questo gli è disadatto anche a mettere la pomarola. Ora, questo ketchup marcio. Il dipinto, gli fai il dipinto. Guarda là che classe. No, e non è pasta frolla. Non va bucata. Sì, la buca. È meglio. Guarda, che fai? Ci ragiona. Gli dice te. No, via, gli americani, ragazzi. Gli americani. Ora, se fosse una pizza a norma di legge, ci andrebbe la mozzarella. Ma vediamo un po' venire che gli è. Una sottiletta. Una sottiletta marcia. In dove l'ha trovata? Sotto il cassettone. Ce l'aveva dal 94, ce l'aveva in frigorifero, dice mi scale domani, aspetta, va, voglio fare una pizza. Si fa una pizzata, invito gli amici, con 5 euro a cranio si fa una pizzata, ragazzi. Guarda là che spettacolo, guarda là, guarda là. Ma neanche se tu vai così, neanche se tu vai a mangiare dai sudici, via, guarda là. Allora, questa deve essere una diavola. Eh sì, la riconosco, dai, salamino piccante, che fa lo strappa, le mani. Guarda, è un si strappa e va messo intero, eh. Ma chi gli ha insegnato a fare la pizza? Ma in dove sta a mangiare in Italia questo qui? Ma questo viene in Italia, eh. O chi è? Ma dai, trovo ma neanche il gatto te la mangia. Ma neanche il cane. Ma neanche, nemmeno le galline te la mangia così sta a fare. Questi. Vai. E ora un tocco di classe. Che gli è? Il prezzemolo. E semmai il basilico o l'origano, il basilico. Ma il prezzemolo, un mio che gli è? Una marinara. Gli ha fatto un incrocio lui. Ma lei mi ha ladra. Lui gli ha visto la pubblicità. E che gli è? Questo stoglio giallo. Che gli è? Piscio, ho detto. Che gli ha piscio e gatto? 15,40? No, l'anticelo, che gli ha messo? Via, via, via. Ma ecco il tocco di classe, l'ingrediente segreto, la maionese. Ma lo sai, strizzone, cos'è sta osti? Se tu ci bevi anche una birra ghiacciata, la maionese, poi la si strugge, quel calore diventa olio. Neanche il maiale che la mangia, ho detto. Guarda là che porcaio, guarda là che porcaio. Sì, mi fa male il fegato a vederla, guarda. Mi ribordi il fegato, soltanto a guardargliele. T'ha fatto un trogolaio, vai.